Io al professor Rezza, cioè è un virus, io mi ricordo che 10 giorni fa Ilaria Capua in questo studio disse il problema non sarà una prospettiva, diciamo, di pandemia con tantissimi morti, ma una prospettiva di pandemia che manda in tilt i sistemi sanitari, perché il vero problema è la quantità di contagi. Invece sul tema della mortalità, al momento sono morte delle persone che avevano già situazioni fisiche molto complicate. Questo è importante da dire, ci si può ammalare e si può guarire, anzi nella maggioranza dei casi è esattamente così. Professor Rezza, mi aiuta su questo a far passare un messaggio preciso, perché credo che le persone a casa ne abbiano davvero bisogno. Certo, guardi, nella stragrande maggioranza dei casi la malattia decorre in maniera lieve o addirittura senza sintomi. I casi critici sono una piccola percentuale dei casi. Quindi da questo punto di vista anche fare il conto dei guariti non ha senso, perché la stragrande maggioranza, più del 99%, probabilmente guarisce. Il problema è, come diceva anche l'assessore, come dicevate voi prima nello studio, se si fanno tantissimi casi, siccome non possiamo proteggere soprattutto le persone più fragili con un vaccino, come facciamo invece per l'influenza, allora facendo tanti casi aumenta anche il numero dei casi gravi e dei casi critici, soprattutto nelle persone fragili. Questi hanno bisogno magari di una terapia di supporto, anche rianimazione, si riempiono le rianimazioni e non sappiamo come curarle. Professore, questo scusi, è il motivo ma nel per resto cui d'Europa va assolutamente circoscritto il focolaio. Perché noi ci chiediamo tutti, io per esempio ho un figlio che studia in Inghilterra, ci chiediamo tutti, ma come mai da noi i casi di contagio sono tanti e vengono scoperti in continuazione, e negli altri paesi, in paesi per esempio che i primi casi sono arrivati prima che da noi, il contagio non c'è? Cioè, qual è la differenza? Abbiamo sbagliato qualcosa inizialmente o sbagliano adesso qualcosa loro nell'individuazione del virus? Guardi, noi ci siamo chiesti ieri e l'altro ieri dov'è che l'Italia ha sbagliato, se ha sbagliato. I provvedimenti che sono stati messi in atto non sono diversi da quelli degli altri paesi, a parte il blocco dei voli che l'Italia ha fatto, altri paesi non hanno fatto. Da questo punto di vista l'Europa non ha dato una risposta unitaria. Per il resto nessun paese per esempio ha fatto la quarantena delle persone che arrivavano. In un primo momento l'Italia non aveva previsto la quarantena, diciamo l'isolamento fiduciario dopo domiciliare neanche dei bambini, dopodiché dietro richiesta dei governatori del nord il ministro della sanità ha accolto questa richiesta, che mi sembrava assolutamente non fosse né strumentale né razzista, ma fosse una l'abbiamo detto fin dal primo giorno, anche a noi sembra una richiesta di buonsenso. Sì, altrimenti oggi chi è da Ischia dice non vogliamo i Lombardi e Veneti dovrebbe essere etichettato come razzista, ma la gente è preoccupata, bisogna distinguere la preoccupazione dal razzismo, non bisogna essere sempre politicamente corretti ad ogni costo, questo lo dobbiamo pure dire, insomma. Io siamo capisco d'accordo. La preoccupazione della gente, dopodiché questo non deve dar luogo ad episodi di razzismo, è chiaro, ma che ci mettiamo a menare ai cinesi o piuttosto che ai lodigiani, ma è una cretineria, è chiaro. Allora, no? Io un'ultima domanda per l'assessore Gallera, che poi lo devo liberare. Ma la preoccupazione assolutamente no.